Pioli, dobbiamo fare tutti qualcosa di più. La Milanello, per parlare subito ai ragazzi. L'obbligo di vittoria nel calcio, e ovviamente nello sport in generale, è un concetto relativo. Si compete per vincere, è ovvio. Ci sono però momenti e situazioni in cui l'obbligo diventa un imperativo assoluto, che non ammette altre opzioni. È il momento attuale del Milan, che in due sole partite si è ritrovato dalle certezze ai dubbi, adesso è, per dirla con un termine di mercato, chiamato all'obbligo di riscatto. Vincere a Lecce per centrare due obiettivi vitali, evitare il rischio di perdere ulteriore terreno dal Napoli, anzi, magari rosicchiare qualcosa e risistemare l'equilibrio psicofisico, più psico che fisico, in vista del derby di Supercoppa. Due situazioni che comunque per Pioli sono molto diverse. Il campionato non si chiude in questo fine settimana, qualsiasi sia il risultato di Napoli-Juve. La Supercoppa invece è un obiettivo, ed è molto importante. Equilibri psicologici da gestire, perché gli ultimi giorni sono stati duri, oltre che inattesi. Siamo delusi e rammaricati di non aver portato a casa risultati positivi. Con la Roma eravamo in controllo, e anche col Toro, quindi non è questione di seconde linee, di chi è iniziato o di chi è subentrato. Non abbiamo vinto partite dove in realtà hanno funzionato tante cose, che poi però non siamo riusciti a completare. Ho letto determinazione e volontà negli occhi dei miei giocatori. Tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Il mini ritiro nasce da una mia esigenza. Quando c'è qualcosa che non va, faccio fatica ad aspettare il giorno dopo, tanto non dormirei. Quindi ne ho approfittato per spiegare dove dobbiamo fare meglio. E poi con i supplementari nelle gambe, c'era bisogno di riposare bene. Che cosa non ha funzionato in Coppa? È presto detto. Col Torino abbiamo fatto 36 tiri in porta, ma solo 8 nello specchio. È mancata lucidità, abbiamo fatto tiri da posizioni quasi impossibili. Siamo stati frenetici e poco lucidi. Non vedo problemi di motivazioni, è una questione di lucidità e qualità. L'obiettivo resta vincere qualcosa in stagione e quindi dobbiamo alzare il livello del gioco. Le critiche per le ultime prestazioni ci stanno perché non abbiamo fatto risultati che avremmo dovuto portare a casa. Dobbiamo sentire dentro di noi che tra vincere e perdere una partita c'è di mezzo un mondo. Poi svela l'ultimo foglio appeso allo spogliatoio di Milanello, dopo il pari con la Roma ho messo la classifica dell'andata dell'anno scorso, dove abbiamo girato a quota 42. Per arrivarci, Pioli dovrà contare sulla rosa che c'è già. Maldini è stato molto chiaro sul mercato di gennaio che in pratica non si farà. Sapevo di questa situazione e sono convinto che l'unico problema sia non avere il gruppo al completo. Quindi in termini di rosa non c'è necessità di intervenire. Il gruppo è forte quando è completo. Più siamo e più siamo forti. A Lecce torneranno Origi e Chiar, e partirà anche Rebic, che non sarà disponibile per la sfida ai pugliesi ma tenterà il tutto per tutto in vista dell'Inter. Infine, un accenno ai rinnovi, sono felicissimo per Bennacer, un contratto meritato per la sua volontà e determinazione. Sono sicuro che arriveranno presto altre buone notizie. Cioè, sicuro, me lo auguro. Cautela d'obbligo.